L'amore donato è per sempre, genera nuova vita in chi sa accoglierlo. La storia di una giovane donna, Patrizia Revello, illuminerà la nostra domenica. Dovete solo venire con noi. E questo giovane uomo che state vedendo è il nostro nuovo compagno di viaggio di quest'oggi. Benvenuto a Diego Barbero, che di Patrizia Revello è stato il fidanzato. Diego, la prima cosa che le chiedo di Patrizia è di raccontarci il vostro primo incontro. Che cosa le vede in questa giovane donna? Dunque, l'incontro con Patrizia è avvenuto ormai tanti anni fa. Ci fece conoscere, diciamo, Giulia, questa nostra amica comune, appunto ci presentò una sera a Motte di Castigliole, dove appunto Patrizia abitava. Siamo in Piemonte, esatto, quindi. Esatto. Motte appunto di Castigliole, d'Asti. Ci fece conoscere questa serata in pizzeria e lì abbiamo iniziato appunto a parlare e a conoscerci meglio. Diego, una ragazza piena di interessi, brillantissima studentessa in farmacia quando tu la conosci, con una forte e dichiarata fede. Questa fede, per una persona che non era molto abituata, posso dirlo come sì, a frequentare sacramenti e parole, come viene vissuta da lei? Beh, inizialmente c'è stato, diciamo, uno scontro, diciamo, no? Due personalità molto diverse. Patrizia era già molto avviata e io ero molto indietro, no? Devo ancora partire sulla strada. Tant'è che le nostre uscite praticamente del sabato sera si svolgevano in chiesa all'ospedale di Asti, appunto. E lei questa roba non è che poi la manda molto diciamo giù. Prima sabato sera lo spassavo con gli amici, diciamo. La sua prima commento, la sua prima reazione a questo amore per Dio così forte e radicato qual è? Posso chiederglielo? Beh, una cosa un po' contrastata, nel senso che lui veniva prima di me e quindi questa cosa, diciamo, non l'ho subito ben digerita. Gesù era al primo posto prima ancora della sua famiglia, cioè prima c'era lui, poi c'erano tutti gli altri. E questo lo si vede anche, diciamo, proprio nella devozione, che non è da bigotta, mi verrebbe da dire, come molti possono pensare, ma era una fede autentica che Patrizia aveva coltivato negli anni e che poi aveva sublimato proprio durante la malattia, cioè aveva raggiunto l'apice durante proprio la fase della malattia. Diego, lei mi ha detto una cosa bellissima un minuto prima di andare in onda. Io pensavo che fosse fissata con questa roba della fede. Sì. Cos'è che la fa restare accanto a Patrizia e non a scappare? O meglio, lei un po' se n'è andato per un certo momento, poi dopo ritorna. Sì, in realtà abbiamo avuto un breve litigio agli inizi proprio, dove lei se l'era un po' presa per questa mia battuta che aveva detto che era un po' fissata. In realtà le avevo riferita all'amica Giulia e Patrizia se l'era un po' presa. Però, diciamo, due giorni dopo, sentendoci per telefono, Patrizia aveva capito, diciamo, qual era la mia posizione, nel senso che non era una posizione negativa nei suoi confronti. Era che proprio non la capiva. Sì. Non aveva ancora toccato il suo cuore. Sì. Donna amante della natura, della campagna che lei aiuta, tra l'altro, a tenere in piedi con i suoi genitori. Sì. Arriva poi quel maledetto giorno in cui un campanellino d'allarme fa capire che qualcosa non va. E lei c'era, Diego. Sì. Allora mi ha chiamato quel giorno, ricordo che pioveva, eravamo in macchina e mi aveva detto: mi sono sentita un nodulo sotto l'ascella, praticamente a livello del seno, mentre faceva la doccia. E lì Patrizia ha avuto, diciamo, un primo campanello. Poi sono stati una serie di accertamenti medici che hanno poi attestato effettivamente questa cosa. Questo Dio che lei stava cominciando ad amare attraverso Patrizia se l'è sentito lontano. Com'è? Sì, sì. Che cosa? Ci ha abbandonati. Cioè, sostanzialmente, io non capivo il motivo per il quale lui potesse fare una cosa del genere. Non era, diciamo,
Ora diciamo, posso interpretarlo in maniera diversa, ma all'epoca non era accettata questa mia... Cioè, io non accettavo assolutamente una cosa del genere, non era concepibile. Lei è stato anche molto duro, vero, con il Padre Eterno? Sì. Soprattutto quando Patrizia se n'è andata, c'è un episodio che è scritto nel libro appunto di Pinabello, che ringrazio per aver scritto proprio questa biografia, perché io non ce l'avrei mai fatta a scriverla, in cui io praticamente me la prendo con lui subito appena scopriamo che Patrizia era volata in cielo. E Patrizia teneva una teca con dentro l'ostia, Gesù Eucaristia, e io l'avevo scagliata contro il muro dell'ospedale, della stanza. L'ho lasciata parlare con tutto il rispetto e la gratitudine per il coraggio che lei ha, perché raccontare queste cose poi a TV 2000 non è facile. Io le sono immensamente grata, ma ci serve per capire cosa siano stati quei mesi così complicati. Patrizia ce la mette tutta. E quand'anche le viene detto che il cancro è in remissione, e questa è un'altra storia nella storia, questa giovane donna bravissima che alla tesi di laurea discuterà proprio, o meglio, le verrà assegnata la laurea, data la laurea 4 giorni prima di morire, discute proprio di quel tipo di cancro che lei ha. Lei è invece convinta di non farci. Sì, dunque Patrizia, lei sapeva benissimo come sarebbero andate le cose, come ha detto giustamente. Lo testimonia la preghiera stessa che lei scrive, che io poi ho trovato tra i suoi scritti, in cui lei affidava praticamente alla Vergine Maria, con la quale aveva questo dialogo, i suoi mesi di vita, i giorni che le rimanevano, la sua famiglia, la nostra storia, tutto quello che aveva praticamente in quel momento. Non dimentica gli ammalati, nonostante essa stessa fosse molto più malata magari di altri malati che abbiamo conosciuto in ospedale in quel momento, e vede che nella malattia lei stessa riconosce la sua missione e lei stessa a scriverlo. Quindi c'è una sorta di profezia, secondo me, in questa cosa qua. Lei ha capito praticamente quale fosse veramente la chiamata di Dio in quel momento. Patrizia sapeva benissimo che la scienza medica, che lei aveva sempre avuto una fede cieca nella scienza, nella medicina, che appunto studiava, non l'avrebbe mai salvata. Lei sapeva soltanto il Signore avrebbe potuto cambiare le carte in tavola e salvarla, ma sapeva che questa non era la volontà di Dio. Infatti, quando appunto lei mi diceva prima, per i medici era guarita. Di fatto nel 2015, nella Pasqua del 2015, gli accertamenti medici testimoniavano gli esami che non c'era più nulla. Ma lei sapeva che lei sapeva che era una fase, una breve finestra, una di relax, pausa. E lei cosa fa? Non decide di spendere quel mese, quei 2 mesi che le rimangono. Noi ovviamente non sapevamo come sarebbe progredita la malattia, di andare, che ne so, a farsi un viaggio, come magari qualche suo amico le aveva suggerito. No, lei decide di ripercorrere le tappe più importanti, secondo me, che aveva vissuto nella sua vita. Cioè è andata di nuovo a Lourdes, a Medjugorje, ma non è andata per chiedere la guarigione fisica, era andata per l'ultimo saluto alla Madonna. Era il suo grazie. Io resto a bocca asciutta, per cui facciamo una cosa, guardiamo questi occhi e questi capelli bellissimi, che Patrizia è una donna che ha i capelli più belli del mondo, guardiamoli. Viviamo, entriamo ancora di più nella sua vita, perché c'è ancora tanta luce da raccontare. Guardate. Ai bacio, bimba. Ai bacio. Ciao. Ha tutta la macchina. Ciao, fai un po' ciao, fai bacio. Bravo, bimba. Fai bacio. La vita di Patrizia Revello, per chi si fosse messo soltanto adesso in ascolto, questa è la storia non tanto di una donna che ha vissuto eroicamente la sua malattia, ma di una conversione, di un amore
che ci piace ricordare nella prima domenica di Avvento genera nuova vita. Lo stiamo facendo con Diego, il suo fidanzato, e adesso il benvenuto al nostro Enrico Solinas, nostro perché postulatore di tante cause che ci stiamo, in cui ci stiamo imbattendo, tante vite di santi della porta accanto. Enrico, io muovo un'obiezione che qualcuno potrebbe fare da casa. Sì, ma anche io ho accettato serenamente la malattia, mi sono rimessa nelle mani del buon Dio e dall'assù qualcuno ci sta guardando e dire sono anche morto in santa pace e in grazia di Dio. Noi perché stiamo pensando, stiamo raccontando la vita di questa donna che comunque da pochissimo si sta prendendo un'attenzione ben più approfondita? Allora, secondo me noi partiamo da un presupposto che la santità sia per pochi, che sia un'eccellenza. No, il paradiso è pieno di santi. Quindi chi fa questa eccezione non parte da un altro punto di vista. Patrizia è il Signore che sceglie alcuni, va bene, per motivi che sono insondabili. Non ci dobbiamo mettere perché lui o lei e non un altro. Sicuramente Patrizia ha avuto il cuore, la mente, l'anima completamente rivolta al suo Dio, senza nulla togliere al suo Diego. E soprattutto la santità si vede, io dicevo, si respira, va bene? Non c'è bisogno che le persone dicano tanto. Patrizia, già solo gli occhi, lo sguardo, il sorriso. Patrizia diceva di essere del suo Dio, di Dio. E Patrizia ha vissuto la sua vita, la sua malattia, la sua morte, quello che noi poi dopo come postulatori dobbiamo valutare, certo, vedere, no? L'ha vissuta completamente immersa nel Signore e non tristemente immersa nel Signore, ma lei è andata dal suo Signore nella gioia, nella pace. Questo sembra un'assurdità, ma questo è solo frutto dello Spirito Santo, di chi si abbandona completamente al Signore. Quindi noi infatti come postulatori, anche il Papa ultimamente ci ha richiamato, non solo noi postulatori ma anche i Vescovi, di essere molto attenti perché al fumus, cosiddetto fumus sanctitatis, no? Cioè di vedere se realmente si respira questo profumo. E io, dicevo a Diego, l'ho respirato, immergendomi nella storia di Patrizia, guardando Patrizia, ascoltando non solo la sua testimonianza, ma tutte le testimonianze che poi sono arrivate e staranno per arrivare, tra l'altro, perché questo processo, come abbiamo detto, sta iniziando adesso nella sua forma poi più istituzionale. Diego, Enrico ha detto una cosa che mi sono segnata al volo: senza nulla togliere al suo Diego. Qual è stato il momento in cui lei ha capito che quell'amore non toglieva nulla al vostro rapporto? Iniziando, diciamo, con lei a frequentare questo ambiente, che per me era un ambiente nuovo, era un ambiente, mi viene da dire adesso, cristallino, cioè, nel senso che non c'era nulla, non c'erano quelle opacità che uno possa pensare che possono oscurare un'altra persona, no? Era limpido. Sempre per essere molto chiari, questa nuova vita a cui facciamo riferimento, che è arrivata poi nel suo cuore, non arriva con la bacchetta magica, perché lei in momenti di incomprensione nei confronti di un Dio, se mi sei padre, se mi sei fratello e fidanzato, non puoi permettere che una donna a poco meno di 40 anni muoia con quel cuore, parliamoci chiaro. E lei ci ha raccontato un episodio terribile. C'era questa teca, appunto, dove c'era all'interno questa ostia, dove Patrizia ogni giorno prendeva un frammento microscopico perché non riusciva più, ovviamente era in stato di coma farmacologico praticamente, e quindi le seponeva sotto il labbro un frammento piccolissimo che si scioglieva poi col tempo. Sì, questa reazione così improvvisa che chiaramente alla luce, diciamo, di quello che è successo lascia, come dire, sconvolti, no? Cioè una persona di chiesa che crede, fare un gesto del genere è come dargli una coltellata a Gesù in croce, praticamente. Guardi che noi la capiamo benissimo. Non, mi creda, questo non è né un processo né altro, ma è anche un modo per capire che certe cose non avvengono così all'improvviso. Lei però, dopo quel gesto, succede qualcosa.
è altrettanto bello. Allora, praticamente salta fuori da Patrizia, tra i suoi scritti, che poi ritrovai, che lei praticamente aveva offerto questa malattia, questa sua malattia, la sua vita sostanzialmente, anche per mia conversione. E quindi questo era, diciamo, il dono che Patrizia ha lasciato in eredità a me, a tutti quelli che poi lei aveva incontrato proprio come testimonianze di fede. Diciamo che questa era una delle cose a cui Patrizia teneva molto. Mi viene in mente un altro suo amico, adesso non cito il nome, perché che era, l'aveva, tra virgolette, convinto, ma non è il termine esatto, convinto. Lo aveva portato per me. Esatto. A confessarsi dopo tanti anni ad Asti, in una chiesa di Asti, che lui si era allontanato, e anche quando appunto Patrizia si è ammalata, anche lui ha avuto un momento un po' di ribellione, perché lui dice: una persona così perché la devi prendere? Perché sicuramente serve a lui. Oggi noi sappiamo che è servita questa cosa. Ce ne andiamo un istante in pubblicità, perché quella grazia, ce lo spiegherà poi Enrico Solinas, arriva davvero. L'amore non muore, l'amore è per sempre in chi sa accoglierlo. Pubblicità e poi tornate qui, per favore. Siamo lasciati prima della pubblicità occhi negli occhi con Patrizia, questa giovane donna meravigliosa dai lunghi capelli neri e gli occhi verdi cristallini, raccontata una vita bellissima dal fidanzato Diego e da Enrico Solinas, postulatore della causa di beatificazione che si sta istruendo proprio in questi giorni. Enrico, questo voler portare anime a Dio, io penso che sia già, ma sono, non so niente io, un primo passo verso la santità. Perché uno un bene così grande non se lo tiene per sé, ma ci prova perché il beneficio che ne trae vorrebbe che fosse distribuito agli altri. Da quello che tu conosci e sai di questa donna, mi sai dire al momento qual è la prima cosa che ti ha fatto capire che quel profumo a cui alludevi prima è qualcosa di tangibile e non di suggestionabile, non qualcosa che ti è arrivata così? Subito, la cosa più importante è che Patrizia non ha mai chiesto di guarire. Questa, se uno ci pensa, è la cosa più normale e naturale del mondo. Lei poteva avere tutto: sposare Diego, avere dei figli, potersi occupare dei genitori, fare la farmacista. Lei non ha mai chiesto di guarire. E questa cosa, secondo me, sconvolge tutti, perché io lo vedo, è una costante dei santi. Cioè, non guardano più a se stessi, ma guardano, ovviamente con l'aiuto dello Spirito Santo, ad altro, a un altro. Ed è questo che porta poi le persone a innamorarsi del Signore. Cioè, noi siamo qui non solo per innamorarci di Patrizia, ma è lei che ci veicola a Dio. Questo è quello dei è la caratteristica dei santi. Ricordiamocelo sempre, cioè è portare a Cristo e con la loro gioia. Cioè, io quando dico sempre la santità, a volte tanti dicono: ma vedono quasi come una pesantezza. Vite tristi. Bravissima, penso. Bravissima, come una pesantezza. No, la santità è gioia, cioè portare questa gioia, e questa gioia ti porta a Cristo. Il pensiero però che questa donna, con la sofferenza, non ha mai una sola volta chiesto di guarire, questa è una cosa che è sconvolgente. Questa è sconvolgente. Perché l'umanità, ricordiamoci che lei era fatta di carne, come me, come te, come lui, l'umanità chiede il suo prezzo, anche nel momento della malattia. Io per primo sto male, ho dolore, chiedo: Signore, aiutami, toglimelo. No, lei questo non l'ha mai fatto. Ed è questa la grandiosità anche della sua offerta, l'offerta della sua vita per la conversione
del fidanzato. È incredibile questo. Questa è una cosa, e poi di fatto la conversione è avvenuta, giusto? Diego, a proposito di questa conversione, dopo quel gesto terribile, qualcosa succede nel tuo cuore. Cioè, tu hai la tua compagna, il sogno di amore della tua vita, che ha appena perso umanamente la battaglia. Umanamente. Che cosa succede? Quella pace a cui fai riferimento, che, come me la spieghi? Me lo dici? Cioè, è difficile da spiegare perché è un qualcosa che avviene all'interno, non so come dire. Cioè, è una conversione del cuore, no? Come spesso uno dice, ma è così in realtà. Cioè, non è una cosa che uno può descrivere con delle cose fisiche e materiali, è qualcosa di cosa spirituale. Cosa ti ha impedito di continuare ad andare contro Dio in quel momento? Che cos'è che ti ha trattenuto e ti ha fatto quasi dire grazie ad un certo punto? Perché questa è la cosa inspiegabile, per tornare alle parole di Enrico. La sua, cioè, quando Patrizia si è spenta in quel letto, aveva un'espressione felice, non so come dire. Mi viene un'immagine, cioè mi viene un ricordo adesso, Don Filippo, quando è venuto a trovarla in ospedale, ha detto che per un attimo, quando è entrato in quel letto, lui aveva visto un'altra persona. No? Adesso non faccio il nome, ma... La trasfigurazione, sì, nel vero, sì, senso della, sì, parola. Sì. E un'altra nostra cara amica che è venuta a trovarla pochi giorni prima che lei morisse, con Don Eligio e altri amici, Patrizia Padoan, che adesso non c'è più neanche lei, per lo stesso malattia, tra l'altro. Questa signora Maria Rosa mi dice: Diego, tu lo sai chi è in quel letto? E io le ho detto no, non l'avevo capito, perché era una cosa che all'epoca non riuscivo ancora bene a mettere a fuoco, no? Qualche tempo dopo che la rincontrai, lei mi disse di nuovo la stessa domanda. Io dico sì, ho capito chi c'era in quel letto, c'era lui praticamente, no? Diego, ti faccio un'ultima domanda. L'amore che tu ancora hai nei confronti di Patrizia è una zavorra? È un ostacolo ad una nuova vita? O è una presenza che non fa a pugni con un futuro che io ti auguro, sì, bello e Patrizia, buono? Patrizia, so che è dentro di me. E questo lo posso testimoniare, qui non posso dire nulla, ma io so che quando io ho molto bisogno di lei, in situazioni anche, una situazione molto critica, disperata, che ho chiesto il suo intervento in questa situazione, lei ha risposto alle mie chiamate. E io son certo, che anche perché me l'ha fatto capire, che sarebbe successa questa cosa molto grave a mio familiare. Poco prima che accadesse, qualche ora prima. Io non so come ringraziarti. Però dico, adesso non dico nulla, poi. Non devi dire nulla, non ci interessa. Noi non siamo una TV che guarda dal buco della serratura. E quello che è uscito da questo pomeriggio credo che sia qualcosa di grande speranza e di grande grazia. Io non so come ringraziarvi. Niente. Augurarvi buona fortuna, ma in realtà che Dio sia con te in questa pratica e che tu sia felice, perché guarda che Patrizia voleva solo quello, che tu fossi un uomo felice. Adesso dobbiamo solo completare l'impresa di tenere ancora una mezz'ora di senso dagli studi di Finalmente Domenica. Guardate. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai,
conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Otto nuovi sacerdoti dall'11 settembre nella diocesi di Napoli, il più grande 38 anni, il più piccolo 27. Io vorrei avervi fatto vedere gli occhi di alcuni di questi sacerdoti che noi oggi ospitiamo qui e che vi presento immediatamente. Sono Don Carlo Antonio Maiorano. Buon pomeriggio. Don Danilo De Gaetano. Buona domenica. Don Danilo Araimo. Buona e domenica. In collegamento da Napoli, perché, come dire, il raffreddore ci ha messo lo zampino, Don Federico Scognamiglio e Don Riccardo Maria Formicola. Buongiorno, buon pomeriggio, perché per noi è sempre buongiorno. Come state? Buon pomeriggio, tutto bene, grazie. Buona domenica. Allora, perché vi dico, avrei voluto farvi vedere gli occhi di Don Carlo Antonio, di Don Danilo e Don Danilo, perché pieni di luce, perché questo è quello che voi avete trasmesso in questa clip che abbiamo preparato per voi. Don Carlo Antonio, comincio da te. Siete giovanissimi, avete storie di famiglie belle, importanti, alcune anche che hanno provato a mettervi i bastoni fra le ruote fino all'ultimo, quasi per mettere alla prova la vostra fede. E avete detto invece sì al Padre Eterno. Perché un giovane avvocato come te, un laureato in legge, che prima studia, Don Carlo Antonio, e poi dice entro in seminario, fa una scelta come questa? Ma la bellezza della vocazione sacerdotale è che realmente si arriva a un punto della vita in cui non si può fare altro che scegliere Dio, perché senti che la tua vita ha senso solamente se la riesci a donare a Lui. Uno può fare tante volte tante resistenze, ma a Dio si può dire solamente sì, perché capisci che non ha senso tutto quello che vivi, anche tutto ciò che di bello la vita ci dona, perché non dobbiamo pensare che quello che vivevamo prima fosse brutto, però c'era qualcosa di più, c'era un sapore che mi permetteva di andare a dormire la sera quando pensavo alla vocazione sacerdotale, sono felice. Ma arriva all'improvviso questa voce, cosa succede? Nel mio caso in realtà è stata una voce che mi ha accompagnato da molto lontano, da veramente posso dire da quando simpo ero bambino, ma in maniera poi più forte prima dei 18 anni, insomma. Io ho avuto la fortuna di vivere in una fede in famiglia, ma anche una bella fede concreta nella chiesa, insomma, che ho sempre frequentato, una chiesa francescana. E lì mi colpiva sempre vedere tanti frati anziani, perché lì venivano sempre mandati un po' i frati anziani, che a 80 anni avevano una luce negli occhi particolari. Dicevo, vorrei arrivare anch'io a quell'età ancora così sorridente, felice. Don Danilo De Gaetano, voi avete avuto la fortuna nella vostra vita anche di mettervi alla prova su tante cose, non solo negli studi, ma anche proprio nelle amicizie, negli affetti. Quando si deve fare conti con questo Dio a cui diceva Don Carlo, non si può dire di no. Cosa succede nel cuore di uno di voi? Si va in conflitto? Certo, di solito non sempre è facile accogliere immediatamente, no, questa chiamata che il Signore ti fa. Io ricordo che, ad esempio, quando iniziai a sentire nel mio cuore questo desiderio, come diceva anche Don Carlo, questo bisogno di donare la vita al Signore, perché realmente ti rendi conto che quella è l'unica cosa che ti rende felice, che ti soddisfa, ecco, quando nacque in me questo desiderio iniziavo a fuggire da quest'idea, perché mi guardavo un po' intorno, anche nella mia comunità parrocchiale, anche io sono cresciuto in una parrocchia nella mia città che è Portici, e mi guardavo intorno e vedevo che c'erano tanti ragazzi che, e lo dico realmente, avrebbero potuto fare il sacerdote molto meglio di me. Erano più bravi. Era un senso di inadeguatezza il tuo? No, di inadeguatezza no, però è come se nella mia discussione con il Signore gli chiedessi, ma perché stai scegliendo proprio me? Cioè, ancora pensavo che la vocazione fosse qualcosa che dovesse contare soltanto sulle mie forze, soltanto sulle mie capacità. Non riuscivo a vedere, a credere che in realtà la vocazione è un dono. Non sappiamo perché il Signore ha scelto noi, non so perché il Signore ha scelto me. Di certo non perché sono meglio degli altri. Eppure nel mistero di Dio, nella sua volontà, c'era questo progetto per la mia questo vita. Questo essere stati scelti, che a noi fa... Io credo che dall'altra parte noi facciamo fatica a capirlo.
Perché ci inventiamo ancora l'idea che uno si sveglia, ho la vocazione, sento, scelgo di fare il prete. Tu stai ribaltando le logiche. Questo essere scelti non ti mette l'ansia, non ti ha messo paura. Certo, infatti stavo dicendo proprio questo, mi ha spaventato, tant'è che io per un certo periodo di tempo ho cercato di scappare da quest'idea. Io mi sono iscritto all'università subito dopo il diploma, studiavo biologia a Napoli, appunto, ero fidanzato, esatto, avevo un bel gruppo di amici. Cioè, umanamente, visto dall'esterno, a me non mancava niente. Eppure sentivo un'insoddisfazione nel cuore, la stessa sete, no, di cui parlava anche Don Carlo. E ad un certo punto ricordo proprio questa esperienza concreta, durante un ritiro ad Assisi con gli altri giovani della mia parrocchia, feci proprio un gesto davanti all'Eucaristia, durante un momento di adorazione. Alzai le mani, proprio come quando ti puntano la pistola e ti dicono mani in alto e tu sei costretto ad arrenderti. Alzai le mani davanti all'Eucaristia e dissi, Signore, mi arrendo. Se tu vuoi questo, allora cerchiamo di capirlo insieme. E da lì poi è iniziato quel cammino di discernimento che mi ha portato piano piano ad essere qui oggi. Perché il discernimento, ovviamente, quando anche tu entri in seminario, non entri già con la certezza, certo, di uscirne prete, esci con quella apertura di cuore, pronto ad accogliere ciò che il Signore desidera, no? Farti capire. E nessuno punta la pistola, penso, se ci si rende conto che quella chiamata è una chiamata, sia un amore, ma non vestendo questi abiti. Attenzione, questo lo diciamo perché bisogna essere anche sereni di questa situazione. Don Danilo, e poi arriva il momento in cui questo discernimento arriva nel cuore e c'è la famiglia che forse ha delle aspettative su di noi, che ha pensato di farci tutti quanti bancari o non so che cosa, no? E allora in famiglia cosa succede? Indipendentemente dalla fede di queste famiglie. La famiglia vive sempre tanti aspetti e sono diversi tra loro, perché per esempio nel mio caso ricordo quando era una sera, eravamo a tavola, stavamo per cenare e il mio cuore sussultava, io ero agitato perché avevo preso questa scelta, no, di entrare in seminario e dovevo dire alla mia famiglia, alla mia mamma, al mio papà, a mia sorella che dovevo entrare, che volevo farmi sacerdote, che volevo diventare sacerdote. E ricordo che mamma aveva un piatto tra le mani e questo piatto, quando io, cadde proprio a terra e rimase lì ferma guardandomi. E mio padre cadde proprio in un profondo silenzio. Infatti parlò dopo un po', mia mamma cominciò a piangere e poi dopo questo pianto ci abbracciammo e senza parole, ecco, però con quell'abbraccio lei disse tutto. Disse, va, con coraggio, io ti accompagno. E mi ricordo ancora questa cosa, che il mio papà il giorno dopo mi accompagnò in seminario, mi portò la valigia, tutto quanto, disse, io ancora non ho capito, io non sto capendo nulla. Ho tanti pensieri, magari avevo pensato qualcos'altro per te, un altro progetto, una famiglia, dei figli, però ricordati questo, io ci sono. E da lì poi è andato, è iniziato questa avventura e dopo un po', ecco, adesso siamo qui felici, loro felici, felici di essere sacerdoti, felici di essere sacerdoti. Perché poi si cammina insieme, questa è la cosa più bella, cioè voi venite da storie che portano comunque il profondo smarrimento da parte dei genitori, delle famiglie, è uno shock, e poi dopo questo cammino in realtà viene fatto assieme. Io vorrei raggiungere anche Don Federico e Don Riccardo. Don Federico, secondo te, vi do tutti del tu, la paura più grande di un genitore, lo dico perché ne abbiamo tanti sicuramente che ci stanno guardando, la fascia di ascolto è quella, qual è? Cos'è che porta un genitore, ecco, a rimanere in silenzio o addirittura nell'osteggiare una scelta come questa o un sì come questo? Certamente riprendo un po' anche quello che diceva Don Danilo rispetto al fatto che magari i genitori hanno dei progetti per la tua vita, perché magari ci tengono talmente tanto al punto quasi di voler cercare di trovare una strada loro per te stesso, e quindi pensano di volerti rendere felice in questo modo. Per cui non è un'accusa assolutamente nei confronti dei genitori, anche i miei, che hanno fatto forti resistenze, però certamente c'è da dire che loro hanno tanta premura, no? I genitori nei confronti dei figli, senza riuscire a comprendere a volte che i progetti di Dio sono ancora più grandi, sono dei progetti d'amore che vanno addirittura oltre il bene di un genitore. Don Riccardo, quando si entra in seminario con un papà che semmai ti tiene per mano e ti lascia la valigia,
Che pensieri si fanno? Che cosa succede in quel momento? Beh, il pensiero più grande, il pensiero più probabilmente anche che poi ritorna, ecco, nel cammino, è il pensiero di avere dietro di te una famiglia che ti vuole bene a prescindere, che, verso la quale tu nutri un affetto che non è legato a ciò che farai nella vita, ma è indipendente. Questo è una fortuna, perché magari non tutti fanno questa esperienza, però dall'altro lato è anche una grande garanzia di libertà. Ecco, io posso dire che mio papà mi ha sempre detto: questo è un fidanzamento, se anche il giorno prima tu dovessi decidere di tornare indietro, sappi che noi non ti giudicheremo, sarà tutto uguale a prima e non dovrai mai sentirti un fallito. E questo mi ha dato sempre amore. Questo è l'amore vero. È l'amore vero. È una garanzia di libertà. Nel vero senso della parola. Ce ne andiamo dolorosamente, per me, in pubblicità, ma ringraziamo Dio anche di questo, e poi tornate qui. Dall'11 settembre la Chiesa di Napoli ha 8 nuovi sacerdoti, 5 sono qui con noi. Permetteteci di fare un passo indietro, di tornare a quell'11 settembre, a quel pronunciamento, a quell'abbraccio d'amore tra un vescovo e i suoi nuovi preti. Guardate. Il pastore rischia la custodia dell'intero gregge per andare incontro all'unica pecora smarrita. Anche voi, fratelli miei, rischiate. Non abbiate paura di rischiare. Siate l'immagine di una Chiesa che sa abbandonare i pascoli sicuri e si mette in ricerca di chi vive ai margini, non per imputare la colpa dello smarrimento, ma per sperimentare la gioia del ritrovamento. Siate amanti dei volti e non dei numeri. Siate attratti dalle storie e non delle statistiche. Siate a servizio delle persone e mai semplici guardiani delle strutture. Queste sono carezze di un padre. Don Carlo, che pensieri hai fatto in quel momento? Ma in quel momento veramente tanti e uno solo, nel senso che la testa è talmente tanto confusa alcune volte, perché dici: ma sto veramente io seduto qui per essere ordinato? Però la cosa bella che ci ricordava il nostro arcivescovo è questa: avere attenzione verso il singolo, perché, ecco, io credo molto che oggi noi, solamente attraverso le nostre relazioni personali, cercando noi di essere primi testimoni credibili di Cristo, da cristiani e poi ancora di più da preti, potremmo veramente interrogare tanta gente, tanti cuori che oggi chiedono. Magari tante volte la domanda non è formulata in maniera espressa, però chiedono Dio. E voi dovete essere bravi a capire tutto questo. Senti, Don Danilo Araimo, il decano, ti chiamano così, non mi permetterei mai di sottolinearlo. Tu hai anche una esperienza di dolore personale, fisico, possiamo dirlo perché ce l'hai raccontato, quindi se ti va. Nel momento più importante della tua vita scopri una situazione, il tuo cuore fa un po' il matto. Sì. E tu hai provato a dire: cosa vuoi da me? E che risposta hai avuto in quel momento? E era il mese di aprile. In realtà avevo già avvertito che il cuore stesse facendo un po' di capricci. E ad aprile, dopo varie indagini, scoprono un problema al nodo del seno atriale e la positività a questa sindrome, la sindrome di Brugada. E quindi l'unica cosa da fare è installare un pacemaker e con funzione anche defibrillatore, perché in caso di arresto cardiaco praticamente il cuore potesse ripartire. E ricordo che io andai completamente in crisi, perché praticamente ero quasi alla vigilia di questa ordinazione, e ripercorri per un attimo tutta la tua vita, perché il dottore dice: tu hai rischiato tanto. E ricordo che proprio, ecco, non ne volevo sapere più niente, volevo stare da solo, completamente da solo, e non mi vergogno a dirlo, lasciai completamente, anche di sì, non mi va neanche di pregare, non voglio fare niente, mi fermai. E dopodiché, appunto, l'operazione, tutto quanto, nella ripresa tornai a scuola perché insegnavo, e ricordo questa scena, ce l'ho nel mio cuore stampata e non la dimenticherò mai più nella mia vita. La preside dell'istituto dove insegnavo si avvicina e fa: ti devo chiedere un favore.
c'è un'insegnante che è stata colpita da un grave lutto. Ti chiedo di avvicinarla, di parlarci un po'. Mi avvicinai, ma ero giù, ero triste, non stavo tanto bene. E mi ricordo di questa mia collega che mi guarda negli occhi, piange, mi abbraccia, mi stringe e dice queste testuali parole. Sto male, ho perso mio figlio di 9 anni in arresto cardiaco. Io l'ho chiamato lo schiaffo di Dio, il rimprovero di Dio di dire basta, adesso devi solo alzare, camminare e andare avanti. Ed è lì che ho capito in maniera proprio forte, ecco, Dio è con me, Dio è sempre stato con me e Dio è accanto a ciascuno di noi. Sai che dono che avrai tu, quello di leggere la sofferenza nel cuore delle persone e di rendere quelle risposte ancora più possibili proprio perché sono passate dalla tua pelle. Don Federico, avete paura, hai paura di non essere adeguato, hai paura di non trovarti con le risposte giuste o con le domande giuste? Certamente, certamente. È un po' questa anche la caratteristica della piccolezza, no? Della debolezza, di sentirsi fragili, perché poi in fondo siamo uomini, siamo esseri umani, quindi non siamo supereroi né tantomeno siamo persone sante. Certamente però il sostegno di Dio, l'aiuto di Dio, la mano di Dio, no? Che aiuta e ti aiuta anche a trovare le parole giuste in tante situazioni in cui magari tu umanamente non riusciresti nemmeno ad affrontare determinati contesti, determinate problematiche, difficoltà. Diciamo ovviamente questi sono i primi mesi di sacerdozio, però sono tante, no? Le persone che ricercano, che hanno bisogno di una parola di conforto, che sia una parola di Dio e non una parola di noi uomini. Quindi certamente siamo piccoli, siamo deboli, però il Signore ci dà la forza, no? Anche di affrontare queste difficoltà e di essere vicino a queste debolezze. Don Federico, ti chiedo, mi sgomenta questa cosa, cioè che tu così giovane sei stato mandato a Scampia. Me la dici? Me lo dici essere prete lì che cosa vuol dire? A che cosa ti stai preparando? È un dono di grazia, guarda, faccio una sintesi in questo modo perché realmente è un dono di grazia. C'è tanta bellezza in quel posto dove ci sono tante ferite. Negli anni Scampia è stato un quartiere realmente ferito, realmente fragile, però c'è tanto bisogno, tante persone che hanno bisogno dell'aiuto di Dio. E la parrocchia diventa un po' anche il centro sostanzialmente di tutto. È fantastico quello che stai dicendo. Don Riccardo, che prete vorresti essere? Santo, assolutamente, solo la santità personalmente può riuscire a veramente farmi incarnare il sacerdozio, che poi, come diceva sempre Don Mimmo, il nostro arcivescovo, resta sempre qualcosa che noi non riusciamo mai ad afferrare completamente. Questo ce l'ha detto nel dialogo personale, ma anche come mandato, no? Il sacerdozio non lo si compre mai in un solo momento, è una vita e allo stesso tempo resta sempre qualcosa di diciamo che non puoi rinchiudere nel pugno di una mano, non puoi definire con una frase, perché ha una componente di mistero che rispetto alla quale si lascia sempre, si rimane sempre un po', come dire, balbettanti. E poi ripeto anche l'invito che lui ci ha fatto a tutti quanti, quello che Dio resti sempre un desiderio e mai un dovere. Ecco, io vorrei essere un prete che suscita questo desiderio di Dio anche in un contesto dove magari, dove sono stato mandato al Vomero, dove magari sembra che i ragazzi possano avere tutto, tutte lo le diciamo cose. Diciamo per i non napoletani, Don Riccardo, una sì. Zona bene di Napoli, questo lo diciamo, sì, perché sì, dobbiamo sì. Far immaginare anche chi... Povertà, esatto, per esatto, però, esatto, sì, esatto, una zona esatto. Bene. La cosiddetta zona, insomma, zona alta, dove però le fragilità sono le stesse, le potenzialità e le bellezze sono le stesse, perché assolutamente. Guardate, le parole di Don Federico su Scampia vi fanno capire quanta luce ci sia, anche laddove sembra che ci sia soltanto del buio. Don Danilo, mi interessa il rapporto con i vostri coetanei. Ti hanno dato del pazzo. Chi te lo fa fa, lo dico alla napoletana, chi te lo fa fa di metterti in una storia d'amore così, così assoluta come quella con Dio? O che cosa? Certo, una scelta di questo tipo
non è facilmente comprensibile da un coetaneo, perché la vocazione è qualcosa di talmente misterioso, ma soprattutto qualcosa di talmente intimo, che non solo non è comprensibile, ma anche noi a volte facciamo fatica a riuscire a spiegare che cosa significa sentirsi chiamati da Dio. Però quello che io dico sempre è che alla fine le persone che ti vogliono bene, e questo riguarda sia le famiglie, come dicevano prima i miei compagni, ma anche le amicizie, durante gli anni del seminario fanno un cammino insieme a noi. Cioè non siamo solo noi che man mano, giorno dopo giorno, riusciamo a comprendere realmente qual è il desiderio che Dio ha sulla nostra vita, ma anche chi ci sta intorno, vedendo la nostra serenità, la nostra gioia, il nostro sentirci al posto giusto, piano piano comprende che realmente quella è la nostra strada. Quindi camminano insieme a noi e alla fine quando ti vedono felici si rendono conto, anzi addirittura si interrogano perché quando loro vedono e noi, no? Quella gioia nei tuoi occhi, dicono: perché tu sei così felice? Io magari questa gioia ancora non l'ho trovata. Sapete cosa ci state consegnando? Anche un mandato. Noi pensiamo sempre di dover essere accuditi dai sacerdoti, bussiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose. Noi li dobbiamo accompagnare, questa vocazione diventa anche la nostra. Noi non vi dobbiamo lasciare soli. E come potremmo lasciare Don Carlo Antonio Maiorano, Don Danilo De Gaetano, Don Danilo Araimo, Don Federico Scognamiglio e Don Riccardo Maria Formicola dopo questo pomeriggio meraviglioso che ci hanno consegnato? E devo dire, l'apertura con Patrizia, con la storia di Patrizia, e la chiusura con voi, siete pura bellezza. E io ringrazio anche i miei, Fausto Della Cieca, Luca Rossi e il nostro Giuseppe Cutrona, ad aver detto sì a questa storia nella quale io ho creduto dal primo momento. Dio vi benedica e grazie per la felicità, grazie, che avete già portato in questo studio. Non vi muovete. Mi alzo perché questo è un rito, mi porto, guardate, vi insegno i trucchi del mestiere. Qui c'è un cerottino rosso che dice che è finita la nostra ora a disposizione, che ci portiamo in un altro luogo dove cielo e terra si baciano, ce ne andiamo a Lourdes. Grazie di essere stati con noi. Noi torniamo come sempre la prossima domenica, se volete.